sentirti in un cammino. Dio ci ha portato qua, rendendoci una sola cosa, una sola identità. Ciò che Dio ha unito è inseparabile. Ciò che Dio ha unito è inseparabile. So che mai si spezzerà questa corda più forte di ogni difficoltà. Col suo amor Dio continuerà a legarci insieme. Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church.
Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen, pace di Cristo, fratelli e sorelle, Dio vi benedica e benvenuti in questa sera per veramente la puntata del podcast di Antioca di Torino e Milano per i matrimoni. E vogliamo ringraziare il Signore come oggi ci dà questa opportunità di stare insieme e di ricevere la sua parola, di veramente condividere insieme tutto quello che Dio sta facendo nella nostra vita, di come sta lavorando fortemente in ogni coppia. E voglio ringraziare il Signore, fratelli, per come veramente abbiamo questo strumento per condividere tutti insieme, per ricevere, per condividere le nostre testimonianze, per come possiamo veramente ascoltare prediche, per come possiamo ascoltare testimoni vicini e lontani, per come possiamo ascoltare la sua parola giornaliera, perché veramente il Signore ha un piano per la Chiesa di Torino e Milano. Un caro saluto anche alla Chiesa di Marsala, con il nostro fratello Gerardi e il nostro pastore Valenti, che Dio vi benedica. Se siete in ascolto, pace di Cristo e Dio vi benedica. Un saluto da Brandizzo, dove stiamo trasmettendo, dalla nostra casa, di fratello Enzo, di mia moglie, la sorella Debra. Mia moglie sempre mi riprende quando dico la mia casa, invece la nostra casa. E fratelli con me c'è il fratello Giuseppe Famularo, la sorella Giovanna, il piccolo Elia e Rebecca, e ovviamente anche i miei figli, Esther ed Elisei. Ecco, mi ha ripreso di nuovo. I nostri figli, ha ragione. Fratelli, veramente siamo una coppia. Stasera si parla di un qualcosa di particolare che veramente il Signore ha messo nel mio cuore. Si è sviluppato tutto in un colpo, veramente, fratelli. È veramente come il Signore parla ai nostri cuori. Io prego che questa parola possa essere una parola rema, fratello Giuseppe Comparo, che possa essere una parola che possa parlare a un matrimonio. Prima di tutto parla alla mia vita, perché il Signore deve parlare alla mia vita, deve insegnarmi, devo ascoltare la sua voce. E grazie Signore veramente per questa parola che questa sera possiamo condividere e che ho questo onore e questa opportunità di condividere insieme di voi. Saluto anche il ministro Bracuto che ascolta da Milano. Fratello, Dio ti benedica, insieme alla sua moglie, la sorella Ilaria. Che bello che ieri abbiamo potuto ascoltare veramente la puntata a Milano oggi, come abbiamo ascoltato la testimonianza, come abbiamo ascoltato quello che il Signore sta facendo in Milano. Lì c'è una bella bandiera, una coppia ferma, una coppia che rimane lì perseverando in tutto quello che il Signore sta facendo nella Lombardia, fratelli. Se il Signore si affaccia sulla terra e guarda l'Italia, io so che Lui vede per Torino noi, per Milano la Chiesa di Milano, per tutti i fratelli che sono veramente con la sana dottrina nel nome di Gesù sparsi su tutta l'Italia. E noi possiamo fare la differenza, noi possiamo fare veramente quello che il Signore ha per il piano della Chiesa d'Italia. Amen. Così voglio parlare, prima di parlare, voglio far fare un saluto a fratello Giuseppe Famularo, che lui possa dare un saluto, che lui possa dare un saluto veramente, e salutando a tutti quelli che stanno ascoltando. Amen, pace di Cristo, amati fratelli, che Dio vi possa benedire. Un grande saluto davvero, che questa sera il Signore ci possa guidare, come ogni volta prego che il Signore possa darci un'insegnanza nuova, una correzione e una guida per i nostri matrimoni. Che Dio vi benedica e pace di Cristo. Amen. Così voglio anche salutare il nostro pastore Pedro Antonio Guzman e la sorella Maria, che Dio vi benedica. Che faccia prosperare tutto quello che loro stanno facendo, nostri conduttori e nostre autorità, e veramente come loro ci danno anche l'opportunità di condividere e ci danno questa responsabilità, e gloria a Dio per come noi vogliamo onorare veramente il nostro Signore e le nostre autorità. Dio vi benedica, fratelli, un saluto veramente a voi. Amen. E che potete gioire di questo viaggio, di quello che state facendo in questo momento. Così, fratelli, voglio pregare. Signor Gesù Cristo, Padre Santo, io ti ringrazio, Signore, per questo giorno, Signore. Grazie, Padre Santo, per tutto quello che tu ci stai dando, Signore, in questo momento, Signore,
per questa parola rema, Signore, per tutto quello che tu, Signore, ci dai come parola, Signor Gesù Cristo, Signore. E Signore Padre Santo, io ti chiedo, Signore, l'autorità, Signore, di poter parlare, Signore, di poter, Signore, amministrare in questo momento, Signor Gesù Cristo, Signore. Io ti chiedo, Signore, veramente che tu, Signore, possa dare libertà, Signore Padre Santo, Signore. Io ti chiedo, Signore Gesù Cristo, Signore, che possa essere, Signore, un qualcosa, Signore, da parte tua, Signore. Togli, svuoti la mia mente, Signore, che possiamo parlare, Signore, che se tu, Signore, a parlare, Signore, che noi possiamo essere dei semplici strumenti, Signore, dei vasi vuoti che tu possa riempire con la tua acqua, Signore. Perdonami, Signore, per ogni cosa, Signore, e limpia, Signore, pulisci, Signore, la mia mente, Signore, in nome tuo santo. Amen. Fratelli. Fratelli, veramente, questo momento che voglio condividere con voi, e questa sera si parla di matrimonio, si parla di veramente coppie che sono sposate e quindi a uomini e donne che hanno preso un compromesso veramente onorando il Signore, che la loro promessa non è fatta a uomo, perché è sposato in Cristo sa che, e chi è un discepolo di Cristo sa che il matrimonio non è una promessa fatta uomo a uomo, ma è una promessa fatta verso Dio. Quindi una promessa che deve essere verso Dio e che il Signore poi unisce nel suo amore, che il Signore poi dopo rafforza, e quindi abbiamo tante cose da imparare. E Dio ci sta dando tanta parola, e come siamo tanti matrimoni giovani in Torino e in Milano, veramente come ringraziamo il Signore per come Lui ci sta maestrando. Forse ci sono matrimoni che hanno 10 anni, 5, chi 3, chi 1, chi da poco sposati, e quindi c'è tanto cibo. E quindi, come fratelli, possiamo veramente ringraziare Dio per come Lui prende cura anche di questo aspetto che è fondamentale nella Chiesa, fratelli, perché è un matrimonio sano, una Chiesa sana, una coppia che ama Dio, veramente un matrimonio dove si può vedere l'esempio, la testimonianza di Cristo che risplende veramente in questo mondo. Oggi purtroppo il matrimonio più che altro sembra un cavillo burocratico. Mettersi a posto davanti alla legge, forse per condividere proprietà, sì, per condividere in senso che per avere questi famosi diritti, perché sembrano che si sposano più per diritti che veramente per un qualcosa di speciale per Dio. Dio vede veramente il matrimonio una cosa sacra, vede un qualcosa di importantissimo. Nella parola di Dio abbiamo tanti esempi e tanti matrimoni. Matrimoni che erano ad onore a Cristo e matrimoni che sono stati a disonore di Cristo. Matrimoni complici, invece matrimoni che erano uniti nella visione di Cristo. Abbiamo tanto parlato, abbiamo più di 35 episodi che parlano dei matrimoni, che parlano veramente di tutto quello che può essere. L'ultima volta abbiamo condiviso 10 punti chiave per come avere un matrimonio unito. E per chi non ha ascoltato la puntata può ascoltare la puntata precedente e prendere nota di quello che abbiamo condiviso con il nostro pastore in quella puntata del giovedì scorso, e anche andare a spulciare e a prendere appunti nel nostro blog che si trova in antioca.it. Se voi andate giorno per giorno oltre al giornale, ci sono anche dei punti dove possiamo condividere quello che il Signore ha parlato tramite la sua voce al nostro servo. Fratelli, veramente questo è un qualcosa di meraviglioso. Abbiamo una testimonianza video, abbiamo una testimonianza fotografica, abbiamo una testimonianza audio, e veramente fino a quando il Signore non torna, questo è un tesoro che dobbiamo custodire tutti insieme, fratelli. Ora, detto tutto questo, voglio introdurmi. Non so se quanti di voi hanno letto già il titolo. Il titolo dice praticamente non nascondere niente. Questo vale per la moglie e vale anche per il marito. Quando succede un qualcosa, quando Dio ti parla, quando Dio ti dà il piano, quando Dio ti dà, non nascondere niente a tua moglie. Se succede qualcosa nella giornata che forse ti sembra scomodo, non nasconderlo a tua moglie. Se a te moglie ti succede qualcosa nella giornata, non tenerlo nascosto a tuo marito, perché fratelli, Dio porta alla luce, Dio alla fine porta
quando tutto sembra che sia nascosto, Dio sta vedendo. Dio guarda quello che è nell'intimo del tuo cuore e nell'intimo del tuo matrimonio. Fratelli, meditavo, io prego che molti di voi, che tutti stiano ascoltando la parola di Dio, giorno dopo giorno, che benedizione questa, no? E oggi sembra che abbiamo iniziato il libro di Esodo, che è meraviglioso, che veramente diamo passo dopo passo. In queste ultime 2 settimane ho avuto modo di ascoltare 3 matrimoni, che praticamente è il matrimonio di Abramo con Sara, un matrimonio con Esaù e Rachele, no, Rebecca, no, scusate, Isacco e Rebecca, perdonatemi, e poi Giacobbe e Rachele. 3 matrimoni, 3 generazioni, praticamente che si possono vedere varie angolazioni di come loro comunicavano tra di loro, no? Di come potevano parlare, forse avevano qualche, come si dice, paletto, no? Qualcosa che poteva vedere nel loro matrimonio. E meditavo, fratelli, mentre ascoltavo la parola di Dio e mentre viaggiavo nella mia macchina, che veramente quando stasera ho detto: Signore, cosa posso parlare? Cosa posso dire veramente in questa puntata? Dio mi ha colpito, si è fissato nella mia mente con un episodio che è successo a Rachele, praticamente nascondendo un qualcosa di importante a Giacobbe. E da tutto di lì mi si è scatenato una serie di eventi che mi ha portato a riflettere su questi 3 matrimoni. Fratello, sorella, se hai qualcosa di importante che è fondamentale, dillo a tuo marito, dillo a tua moglie, non nascondergli nulla, perché poi alla fine tuo marito può prendere una scelta o tua moglie può fare una considerazione dove tutto è pregiudicato se tu gli hai detto un qualcosa che è di rilevante importanza oppure no. E parlando di questo, fratelli, mi voglio soffermare praticamente su questo evento. Praticamente Rachele fa un qualcosa di particolare che nasconde a Giacobbe, e Giacobbe si compromette davanti a Labano, dicendo addirittura che essendo sicuro di quello che non era successo nella sua casa, dichiarando un qualcosa. E noi possiamo leggere questo, fratelli, in Genesi 31. In Genesi 31, se voi leggete di nuovo tutto il capitolo o lo ascoltate nel podcast, vedete un po' cosa è successo quando Giacobbe scappa e va via dalla casa di Labano. Si può leggere e intravedere che Rachele ruba qualcosa di nascosto, si ruba gli idoli e se li porta all'insaputa di Giacobbe. E non glielo dice a Giacobbe, fratelli, e lo tiene nascosto praticamente fino a quando poi dopo succede che parlando con Labano, compromettendosi davanti a Labano, dice: io non ho fatto questo e nessuno della mia casa ha fatto questo, perché lui non ne sapeva niente. Si è compromesso dicendo: se tu trovi questo, questa persona, questa donna o questo uomo deve morire, fratelli. Se io penso che lui si è compromesso a un tal punto perché era così sicuro che nella sua casa non c'era niente di celato, niente di segreto e niente di nascosto, aveva piena fiducia. Ecco perché la sua parola dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Però, fratello, aveva piena fiducia che le sue mogli non gli nascondevano niente e che i loro servi neppure. E quindi in Genesi 31:17 si va a sviluppare qualcosa di curioso, Genesi 31:19, perdono, fratello, che può leggere. Anzi, leggiamo un pochino prima, fratello, quando praticamente Giacobbe gli dice che... No, leggi il 19, fratello. Mentre Labano era andato a tosare le sue pecore, Rachele rubò gli idoli di suo padre. E questo è quello che successe praticamente di nascosto a Giacobbe. Poi dopo troviamo che quando Labano insegue Giacobbe, troviamo praticamente che incontra Giacobbe e con un pretesto, perché fu più un pretesto, perché già Labano fu intercettato da Dio e parlato da Dio dicendogli: non gli fare, guardati da quello che puoi dire e quello che puoi fare a Giacobbe, perché lui è mio figlio. Allora lui con un pretesto dice: perché hai fatto tutto questo, no? Dice: poi alla fine addirittura ti sei rubati i miei idoli, no?
nel versetto 31, allora Giacobbe rispose e disse a Labano: io avevo paura perché pensavo che tu mi avresti potuto togliere con la forza le tue figlie. Ma chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dèi, egli deve morire. In presenza dei nostri fratelli, ricerca tu stesso ciò che ti appartiene presso di me e prenditelo. Giacobbe non sapeva che gli aveva rubati Rachele. Quindi Rachele gliel'aveva tenuto nascosto. Un qualche particolare, fratelli, che veramente era importante. Un uomo di Dio, una donna di Dio, che sa che non ci sono cose celate, cose nascoste, può parlare con la verità. E con la verità, con la parola, veramente uno può dire un qualcosa che non deve. Immaginate se Dio non era misericordioso verso Rachele, immaginate se Dio non era così misericordioso verso Rachele, cosa poteva succedere? E Giacobbe era un uomo di parola. Quindi lui, quando aveva detto quello, anche se era Rachele, Rachele moriva. Però Rachele, con molta astuzia, cosa fa? Praticamente, per nascondere questo, prende una sella di cammello, la sua parola lo dice, nasconde gli idoli sotto e fa finta di avere i suoi ricorsi naturali. Infatti possiamo leggerlo nel versetto 34. Or Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nel basto del cammello, poi vi si era seduta sopra. Labano frugò tutta la tenda, ma non trovò nulla. Ed ella disse a suo padre: non si adiri il mio signore, se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho i soliti ricorsi delle donne. Un'altra bugia. Così egli cercò, ma non trovò gli idoli. Sorelle, fratelli, ricordatevi che i segreti portano a dire bugie. E le cose, nascondere una verità, nascondere un misfatto davanti agli occhi di tuo marito o di tua moglie, porta a vivere una vita piena di bugie, fratelli, perché è faticoso. Si dice che la bugia ha mille gambe, però alla fine praticamente ha le gambe corte, quindi si svela tutto ed esce fuori tutto. Quindi questo fu quello che il Signore mi aveva fatto vedere con Rachele. Poi, fratelli, mi portò a vedere un altro passo, un passo dove mi fece un po', come si dice, riflettere, ragionare, no? Un po' meditare, la parola più giusta, meditare perché già Esaù era mirato a dare la benedizione, quella benedizione come se lui dovesse essere la discendenza di Abramo dovesse seguire per Esaù e non per Giacobbe, no? Essendo sapendo che però il piano di Dio era su Giacobbe, non era su Esaù. E mi è venuto, e leggendo e ascoltando, il Signore mi ha fatto vedere questo. Il Signore mi fece vedere che quando Rebecca aveva praticamente concepito Esaù e Giacobbe, aveva un problema. E lo dice nella sua parola, praticamente in Genesi 25, 23, verso 23, che dice che questi due nella pancia si muovevano forse così tanto che gli dava veramente un fastidio, un male, che lei dice: che sta succedendo? E consultò l'Eterno, no? E possiamo leggerlo in Genesi 25, verso 23. E l'Eterno le disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Ok, quindi Dio diede una visione, diede la parola a Rebecca, però a quanto pare sembra che Rebecca non l'ha condivisa o l'ha tenuta praticamente per sé a Isacco. Perché Isacco, un uomo di Dio, timoroso di Dio, praticamente era rimasto nella sua scelta, no? Per dire: io rimango su Esaù. E dice la sua parola che, lui amava tanto Esaù, perché Esaù era un uomo che cacciava e gli piaceva la selvaggina, mentre Giacobbe era un uomo più tranquillo, e praticamente un pastore di pecore, un pastore o di casa, era più di casa lui praticamente. E quindi Rebecca amava tanto lui, ma amava tanto lui perché lei aveva anche avuto praticamente una direzione, aveva avuto un qualcosa che era forse di vitale importanza di parlare
con suo marito, di condividere questo con suo marito. Mm-hmm. Fratelli, lei, sapendo tutto questo, ha architettato e organizzato praticamente lo scambio della benedizione, perché quando io ascoltavo la parola di Dio, quando ascoltavo il meditare, praticamente meditavo, dico: perché Rebecca, è vero che si è presa tutta questa responsabilità, ma lei si era presa tutta questa responsabilità perché Dio gli aveva parlato, Dio gli aveva dato un piano, Dio gli aveva dato un riscontro veramente quando lei li aveva ancora nel suo grembo. Quindi ecco perché lei si prende anche la responsabilità di dire: se tuo padre ti maledice, che la maledizione ricade su di me. Quando possiamo leggere nei seguenti versetti che Giacobbe gli diceva a sua mamma: guarda che mio fratello è peloso, io sono così, abbiamo due aspetti diversi. Mm-hmm. È vero che papà è cieco, però papà non è stupido, per dire, non possiamo nascondergli questa cosa così evidente, no? Oltretutto, quindi praticamente, ma lei è convinta, disse no, disse nel sapeva che quello che stava facendo, disse che la maledizione, anche se tuo padre ti scoprisse oppure facesse una maledizione, che ricada su di me questa maledizione. Mm-hmm. Fratelli, perché non condividere? Perché la parola di Dio non lo dice, però mi sembra praticamente, l'ho visto come un qualcosa che sia sfuggito o non detto, o nascosto, o riservato dentro, forse perché, sai, il primogenito ha tutto, prima si vedeva tanto questa cosa, il primogenito era il primogenito e doveva avere tutto, e poi seguendo poi andava avanti, no? E lei forse non condivideva neanche quello che era suo amore con Esaù, perché non vedeva Esaù, tante cose, fratelli, che meditavo nel mio cuore, che dicevo: Signore, perché non gli ha detto questa cosa così importante Rebecca a Isacco? Perché non gli ha condiviso una parola così chiara e chiave nella vita veramente di tutta di questa coppia, di queste due nazioni? Perché comunque Dio diceva: nel tuo grembo ci sono due nazioni, di cui uno sarà più forte dell'altro, ma il maggiore servirà il minore. Mm-hmm. Quindi la scelta di Dio era su Giacobbe, la scelta di Dio non era su Esaù, la scelta di Dio era veramente seguire che Israele usciva da Giacobbe, praticamente quello che è la discendenza di Abramo, la promessa che Dio aveva dato a Abramo da Genesi 12, praticamente era usciva da Giacobbe. Ecco perché dice Abramo, Isacco e Giacobbe, e Esaù neanche viene, perché Dio ha praticamente aveva un piano. E dico: perché la moglie non ha condiviso questo? Perché glielo ha nascosto o non l'ha ritenuto importante da parlare con suo marito? E quindi suo marito, avendo forse più un riguardo o un qualcosa che era di Dio. Questa era la seconda coppia di matrimonio, ma anche mi ha colpito tanto l'ultima coppia che voglio condividere con voi, fratelli, che era Abramo. Abramo, un uomo, è stato scelto da Dio. Abramo ricevette una promessa in Genesi capitolo 12 e poi Dio dovette confermargliela nel capitolo di Genesi capitolo 21. Perché? Perché sembra che qualcosa è successo tra questi praticamente nove capitoli di importante, che si stava praticamente sostituendo quello che era la promessa di Dio. Mm-hmm. Però, fratelli, qua fa tanto, tanto, tanto la comunicazione veramente tra marito e moglie. Perché? Perché Dio parlava con Abramo e glielo ripeteva varie volte, gliel'ha ripetuto così tante volte che praticamente ad Abramo, che forse lui non condivideva tanto con sua moglie, in modo che la moglie praticamente incomincia addirittura a dubitare, no? Perché se nella casa c'è un solo capitano, se nella casa c'è una sola bandiera e per noi il nostro capo è Cristo e io sono il capo della mia casa, come che il Signore mi ha stabilito come sacerdote della casa, della mia casa, quindi io dico: se Dio dà una visione ed è una sola visione, perché creare un dubbio se io non rinnovo quella visione a mia moglie? Mia moglie perché deve cadere in un dubbio, o perché io devo tenere in serbo qualcosa dentro di me che può portare mia moglie a fare un errore o a portare mia moglie
a sbagliare o a mia moglie di vedere un qualcosa di diverso che io sto vedendo diversamente? Perché non avere questa comunicazione effettiva e rinnovandosi giorno dopo giorno? E quindi, rimanendo su questo, vediamo che Abramo nel verso 2, capitolo 12, verso 2, Dio gli dà una promessa, no? Gli dice, io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Ok. Nel verso 7? Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse, io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che gli era apparso. Amen. Abramo poi prese moglie, che era Sarai, e da Sara uscì praticamente la promessa di Dio che troviamo in Genesi 21. Genesi 21, sì. L'Eterno visitò Sara come aveva detto. E l'Eterno fece a Sara come aveva promesso. E Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo nella sua vecchiaia, al tempo stabilito che Dio gli aveva detto. Ecco, fratelli, questa cosa, se noi andiamo a leggere ancora prima, vediamo che già un anno prima Dio gli era andato a parlare e Sara aveva riso, perché dice, com'è possibile che io possa avere un figlio a questa età? Eppure addirittura ormai il mio signore dice che non ha neanche più l'età, lei non aveva neanche i suoi ricorsi naturali, no? Però, fratelli, questo è importante, no? Non nascondere nulla a tua moglie e a tuo marito, perché se Dio ti dà una visione, se Dio ti dà un piano, condividila giornalmente con tua moglie, condividila giornalmente senza perdere la speranza, senza perdere la fiducia. Perché cosa è successo? È successo che nel tempo sicuramente si sono raffreddati in quello che il Signore gli aveva detto e Dio li aveva portati praticamente, e Sara addirittura aveva fatto un piano B, che noi sappiamo che con Agar poi ha partorito Ismaele, doveva essere la discendenza di Abramo, ma Dio gli parlò chiaro, disse non sarà Ismaele a essere la tua discendenza, perché io ti ho dato una promessa e ti ho detto quello veramente in quello che ti avevo parlato. Dio non è un Dio mentace, ma è un Dio veritiero e che mantiene le sue promesse. Amen. Genesi 18:9. Poi essi gli dissero, dove sarà tua moglie? Abramo rispose, eccola nella tenda. Ed egli disse, tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo, ed ecco, Sara tua moglie avrà un figlio. E Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro di lui. Ora Abramo e Sara erano vecchi, di età avanzata, e Sara non aveva più i ricorsi ordinari delle donne. Perciò Sara rise dentro di sé, dicendo, vecchia come sono, avrei io tale piacere, dato che il mio stesso Signore è vecchio? E l'Eterno disse ad Abramo, perché mai ha riso Sara dicendo, partorirò io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Al tempo fissato, fra un anno, ritornerò da te e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò dicendo, non ho riso perché ebbe paura, ma egli disse, no, perché tu hai riso. Amen. E lì uscì il nome di Isacco. Fratelli, è importante avere una comunicazione e veritiera, più che altro parlando l'un l'altro. Possiamo vedere questi tre matrimoni, gloria a Dio, veramente come il Signore ha guidato le loro vite, di cosa abbiamo visto, che poi cosa il Signore ha tirato fuori partendo da Abramo, vedendo la vita di Isacco, quello che ha fatto nella vita di Abramo, quello che ha fatto nella vita di Isacco, di come si sono incontrati Isacco e Rebecca, come Isacco come Giacobbe ha dovuto veramente aspettare quanti anni per la sua amata Rachele e questo matrimonio così giovane. Però, fratelli, tutto quello che io posso dire e posso vedere, ogni volta che c'è un segreto o c'è un qualcosa tra me e mia moglie, o qualcosa che addirittura non si vuol dire perché forse ho paura verso mia moglie della sua reazione, o mia moglie ha paura della mia reazione, oppure non vuole che io scopra un qualcosa,
si fanno delle decisioni, si possono prendere delle vie che sono apparenti, che sono false praticamente, come, è come dire viaggiare su una base di una fake news, di una notizia falsa. Perché infatti quando tu non parli con tuo marito, o io non parlo, o se tu non parli con tua moglie, praticamente tu stai portando avanti una fake news, una notizia falsa. Perché Rachele non gli ha detto a Giacobbe che praticamente aveva rubato, e quindi Giacobbe nella sua convinzione, in tutto quello che era, era fissato ed era sicuro di quello che stava succedendo nella sua casa. Quindi perché tuo marito o tua moglie dovresti trovarti in una situazione così spiacevole, così veramente imbarazzante anche, perché poi quando esce fuori tutto quello che deve uscire, diventa, quando la luce, Dio mette la luce e illumina poi praticamente il problema o la bugia, arriva la vergogna nella casa, e nella casa la vergogna arriva non solo per la moglie, ma arriva per tutta la casa, per il marito e per la moglie, quindi per la famiglia. E poi la cosiddetta praticamente rapporto leale, e quindi Dio vede, Dio praticamente sta guardando nel tuo matrimonio. Hai qualcosa veramente da confessare prima di tutto a Dio, che praticamente stai facendo qualcosa che non va, e quindi parla con il Signore. Ma hai qualcosa da condividere con tuo marito che lui non sa e che tu gli stai tenendo nascosto da tempo, che tu gli stai cercando di mostrargli una verità che non è, e che lui si sta praticamente viaggiando su queste, su questa situazione, oppure al contrario, tuo marito stai facendo un qualcosa che tua moglie non sa ed è dispiacere, c'è qualcosa che Dio sta guardando e sta marcando la tua vita, che ti sta spingendo a dire questo a tua moglie. E questo è importante, fratelli, questo porta timore nella mia vita, perché ogni giorno voglio essere prima di tutto leale nei confronti di Dio. Ogni giorno voglio che non ho niente di nascosto e celato nella, nella casa, nella, verso Dio. E dopo la seconda cosa, io voglio tenere un rapporto aperto, limpido, senza segreti con mia moglie. Fratelli, a volte si dice, sì, ma a volte servono nascondere certe cose perché non si può dire, a volte ho sentito dire questo, non si può dire niente, non si può dire tutto al marito, perché poi il marito fa pensieri strani, incomincia a essere geloso, a fare quello, oppure quello ho sentito varie volte, no? E invece non è così. Perché nasconderlo a tuo marito? Qual è il problema? Forse la reazione di tuo marito non gli piace? Forse dobbiamo lavorare su noi mariti, dobbiamo lavorare di come porci verso, come porci verso veramente nostra moglie. Forse non dobbiamo essere, non dobbiamo ancora avere quegli scatti d'ira. Noi abbiamo lo Spirito Santo, fratelli, l'autocontrollo. Dobbiamo avere veramente quello che è del Signore, e quello che è il Signore è quello che deve essere una vita di un figlio di Dio per noi mariti. Le nostre mogli, invece, per le mogli, possiamo dire veramente che voi siete in casa, per chi è in casa, per chi non lavora, noi siamo sul lavoro, ovviamente la nostra fiducia è nel Signore, e quindi a volte si possono creare delle situazioni che per paura di dirlo a, per dirlo a tuo marito, si possono creare poi intorno delle situazioni che poi a tuo marito arriveranno lo stesso, e quindi non... poi dopo è peggio, perché forse tuo marito era lì e poteva ascoltarti e dire perché non me l'hai detto, come mai hai avuto così paura di questa reazione, no? E quindi creare altre situazioni spiacevoli e inasprire di più ancora la situazione. Fratelli, questo era quello che era nel mio cuore. Questa puntata forse non è molto estesa, non sarà, però è il succo che il Signore mi aveva dato. Questi tre matrimoni, io so che non è proprio quello che volevo dire, però so che il Signore ha guidato ogni parola, e prego il Signore veramente, prendete tutto quello che è buono e scartate tutto quello che invece non era buono, che è uscito dalla mia bocca, fratelli. Perché? Perché veramente potete gioire nella parola di Dio. Fratelli, così voglio forse fare un commento a fratello Famularo, se ha qualche commento da dire, poi mia moglie e la sorella Giovanna, e poi concludiamo questa puntata nel nome di Gesù. Amen, pace di Cristo, fratelli.
Ma di aggiungere proprio argomenti particolari, no, perché è stato un concetto molto specifico e degli esempi molto diretti sul discorso non nascondere niente. Nel senso, come diceva il ministro Luongo, tra marito e moglie, infatti la parola dice, vi unirete in una sola carne, una sola mente, in un solo ragionare, in un solo essere. E quando uno si nasconde all'altro, viceversa, moglie e marito che sia, inizia a dividersi questa carne, no? Inizia a esserci un qualcosa che non va. Purtroppo tante volte nel mio matrimonio ci sono state situazioni così, che magari mia moglie vedeva un qualcosa nella famiglia esterna, oppure in situazioni di casa, dice, però non glielo dico per paura della reazione, ma che sia cattiva, brutta, bella, buona, se, qualsiasi senso, però magari dice, non metto in mezzo discorsi che magari possono creare questo o l'altro, o se no, a me, personalmente, arriva un tale discorso che magari non menziono, però non dico niente a mia moglie e arrivando al punto di quel discorso che si attua, e magari io sono contrario e lei però era consapevole che io potevo accettare perché prima sono stato in silenzio, perché prima non avevo detto niente, che a me quel discorso non andava, e allora lei facendo quello si crea il pasticcio del momento. Invece parlare al momento, subito, succede un qualcosa, condividere un qualcosa è sempre bello perché almeno chi è al tuo fianco, chi è il tuo compenso di quello che ti può mancare nella vita, ti può aiutare in determinati punti. Che Dio vi possa benedire, fratelli, davvero, che il Signore possa aver guidato quella parte che mancava in noi e davvero che il Signore vi possa benedire, pace di Cristo. Amen. Amen. Così voglio passare la parola a mia moglie. Amen, pace di Cristo, che Dio vi benedica. È veramente un bellissimo tema che il Signore ha confermato questa sera. Io ringrazio il Signore per questa parola, perché in realtà parlando personalmente di esperienza matrimoniale, noi abbiamo 6 anni di matrimonio e ogni giorno c'è sempre da imparare. Però ringrazio il Signore perché dal principio è sempre stato prima di tutto un patto al Signore e poi tra di noi marito e moglie di essere sempre leali a costo di tutto, nel senso di non avere segreti, perché se ci pensate bene un segreto alla volta, un mattoncino alla volta, un mattoncino può creare, questo non glielo dico, questo va bene così, vabbè, tanto che lo deve sapere a fare, vabbè, sono cose di donne, gli uomini non c'entrano, magari li sottovalutiamo, li scartiamo anche e poi magari li facciamo trovare come era Rachele, li facciamo trovare in situazioni che neanche loro sanno, no? Nel senso che non sapevano niente e si ritrovano magari con un problema, con una situazione, con un guaio in casa, tra virgolette. Io ringrazio il Signore per questo perché tra me e mio marito possiamo testimoniare che la lealtà è stata sempre la sincerità nel Signore, è stata sempre la prima cosa. Non perché si confida al 100% nell'uomo, ma nel patto che abbiamo fatto verso Dio. Quel giorno che il Signore ci ha uniti in un'unica carne, quel patto veramente eterno fino alla morte. E io veramente sono fiduciosa nel Signore e prego ogni giorno per Lui affinché veramente il Signore possa aprire sentieri affinché anche lui possa vedere nella moglie diciamo una donna che sostiene, una donna non che sta sempre per esempio a puntargli contro, ma una donna che magari una moglie che può capire, una moglie che è disposta ad ascoltare, una moglie che non è solo egoista per le proprie esigenze, ma andare incontro, no? A un discorso, un qualcosa del marito, eccetera, eccetera. Quindi essere anche, tra virgolette, amici, no? Nel senso
di svelare ogni segreto. Io veramente, il nostro consiglio questa sera è prendi un momento con tua moglie, con tuo marito, e iniziate a parlare, veramente a parlare fino a svuotarvi, a raccontare tutto quello che veramente non avete mai raccontato, non avete mai fatto finora, no? E ad avere quel momento insieme. Quindi che Dio vi possa benedire questa serata, e preghiamo che anche per voi sia potuta essere una serata, un tema con una parola rema. E questa è una testimonianza personale. Amen, pace di Cristo. Amen. Così la sorella Giovanna. Amen, pace di Cristo. Io voglio ringraziare una volta in più il Signore per questa serata. Non sapevo nulla di cosa il Signore aveva messo nel cuore del fratello Enzo, però ringrazio a Dio perché questa mattina mi sveglio alle 4 con una voce dentro di me che diceva segreti, segreto, segreti. E tutto il giorno sono rimasta a capire il suo segreto, segreti, cosa poteva essere. E non riuscivo a capire, però grazie a Dio perché già solo dal titolo, non nascondere nulla. Come diceva mio marito all'inizio del nostro matrimonio, proprio all'inizio della nostra conversione al Signore, è stato difficile. Perché magari, come diceva il fratello Enzo, nel mondo si dice, ah no, ma non devi raccontare tutto a tuo marito, va bene che ci siano anche dei piccoli segreti, invece no, perché magari, come diceva mio marito, succedeva una situazione e io avevo il timore, la paura, no, di raccontarla a mio marito per la sua reazione a quell'episodio. E allora tenevo dentro, e come diceva la sorella Debra, tieni dentro una volta, un quadratino, un quadratino, un quadratino, e poi lì veramente arrivi all'esplosione. E a noi è successo come matrimonio questa esplosione da parte mia, perché tenevo per la paura, non paura, per il timore della sua reazione, ma ringrazio Dio perché è arrivato in tempo nel nostro matrimonio in quel campo, che magari se io gliel'avessi raccontato in un modo tranquillo non ci sarebbe stata una reazione negativa, invece accumulando tutto è scoppiato. Io ringrazio Dio ogni giorno veramente, perché a volte mi sento nell'ultimo periodo come nel viaggio di nozze, no? Perché so che il Signore ha cambiato, ha fatto un miracolo nel nostro matrimonio, e come diceva la sorella Debra, non amici, ma non, secondo me non c'è una parola che è specifica, perché non è né amico né fratello, è una cosa bellissima. ringrazio Dio perché fino al giorno d'oggi tra noi, io non riesco neanche più a... Se magari suona il vicino e mi chiede, non so, una tazza di latte, io non riesco a nascondergli a mio marito, perché se magari dovesse succedere che quel vicino suona e dice, ah, io ho chiesto una tazza di latte a tua moglie, tieni di nuovo la tazza, e io non gliel'ho detto, magari mio marito non dice nulla, però io ho quel peso di dirglielo, no? E ringrazio il Signore veramente per ogni cosa, per questa sera, per come ha parlato veramente alle nostre vite. Spero che sia stato di benedizione anche per tutti voi. Grazie fratello Enzo. Amen, pace di Cristo. Amen, Dio vi benedica fratelli. Così, dopo aver ascoltato queste testimonianze, ti invito veramente a meditare nel Signore. Ovviamente fratelli, non è facile parlare, non è facile, però prendete un tempo di preghiera, parlate con il Signore. Poi veramente se c'è qualcosa che vi invito a fare è sempre di parlare con la vostra autorità, il vostro pastore o un ministro che vedete che praticamente è un ministro sano, come dice il pastore, no? E quindi prendete in considerazione di prendere anche un consiglio sano, e più che altro per farvi aiutare, per aiutarvi, ma più che altro
che il Signore vi possa aiutare giorno dopo giorno a evitare forse la separazione, a evitare un periodo che può essere evitato, ma ovviamente ognuno di noi ha il suo percorso davanti a Dio, ognuno di noi ha il suo percorso nel matrimonio, ognuno di noi ha praticamente la sua strada con il Signore, e quindi meditate giorno dopo giorno quello che il Signore sta mettendo nella vostra vita. Segreti, come diceva la sorella Giovanna, gloria a Dio, perché non esistono segreti, non possono starci segreti nella casa, in un matrimonio sano davanti a Dio. Fratelli, Dio vede tutto, il Signore porta alla luce tutto, e quindi facciamo un'attenzione, e così possiamo chiudere nel nome di Gesù Cristo. Signore, grazie Padre Santo per questa sera, Signore, grazie per tutto quello che Tu hai fatto nella nostra vita, Signore, grazie come Tu parli, Signore. Noi vogliamo essere Tuoi strumenti, Signore Gesù Cristo, Signore, semplici strumenti, Signore, leali, Signore Gesù Cristo, Signore, che possiamo essere di testimonianza, Signore, che possiamo essere una luce, Signore, in questo mondo, Signore. Ci sono tanti matrimoni che sono in difficoltà, Signore, e Tu, Signore Padre Santo, Signore, veramente aiutaci, Signore, a parlare a questi matrimoni, Signore, anche quando sembra la situazione impossibile, Signore, quando tutto sembra veramente terminare, Signore, Tu sei l'ultimo a mettere la parola, Signore Gesù Cristo, Signore. Nel nome tuo santo, amen. Amen. Dio vi benedica, fratelli, buona serata in Cristo, un saluto da tutti noi, che amen. Veramente il Signore sia con voi in questa serata. Pace di Cristo. Amen.